Pesce. 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 È una trota. Buongiorno. A me sembra marroncino. Sembra un po' marroncino. È bello marrone comunque. Ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Abbiamo trovato un po' di acqua pulita, non abbiamo nemmeno ripreso prima perché c'erano chilometri e chilometri di fiume completamente marrone. E niente, abbiamo trovato finalmente un po' di acqua pulita e ora andiamo a pesca. Ora ci spostiamo al volo, andiamo un pochettino più a monte ancora. Siamo arrivati sul fiume. Io inizierò a Real Deal 67, Patrizio inizierà a Real Deal 50 e niente, vediamo che succede. Il fiume è piccolino. Oh, buona giornata. Vai, Oddio, come mi mancava pescare su un fiume così piccolino. Ce l'hai? No, cazzo. Io pure c'eravamo una che mi ha seguito piccolina. Ah, metto pure io Real Deal 50 subito. Cambio immediato. Proviamo subito per Real Deal 50, che vedo che in realtà è proprio piccolino lo spot. Sicuramente più appropriato per iniziare a bucare. Ora intanto, ecco. Stavo provando a spaccare tutto e c'ero quasi riuscito pure. Così, ah cazzo! C'era un pesce là che mi ha seguito, spaventato sicuro. Aspetta, era un bel pescetto, eh? Cioè, sui 30. La vedi, la vedi, la vedi? Li vedi? Guardale. No, vabbè, questi non mangeranno mai, però. Poi li provo a fare una ripresa. Hai visto che bella quella? Sono dietro, ce ne avevo dietro una piccolina. Di nuovo è pieno di trotelle, ma sono tutte piccole piccole. Wow, inseguimento. Vabbè, ci vediamo al primo pesce. Vedi come non gliene frega quasi un cazzo a quei cavedani. Guarda che belli, bastardi. Guardalo, 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 guardalo. No, vabbè, visto che ha fatto. Pesce. Mi sembra una trotella da come combatte. Guarda il cavedano. Una mini trota strappato. Prima trotella del giorno. Per il Deal 67. Ciao. Due cavedani grossi. Slamati così subito, allamati e rislamati immediatamente. Oh, ti pareva. Oh, 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 oh. Altri due attacchi a vuoto. Bastardelli. Col cazzo che si fanno fregare due volte, eh? Madonna mia, che buca qua assurda. Vabbè, ma è profondissima. Oh là, bella. Grande. Aspetta, arrivo. Vieni, vieni, vieni. Sì, sì, grande. Grande, ragazzi. Bella, bellina. Niente male. Allora, la slamiamo al volo. Che bei colori che ha. Ma che carina che è. Aspetta, aspetta un attimo, ma che figa, sembra così. Marmurata, sembra. Sì. Fighissima. Del Deal 50. Vai. Grande padre. Ah. Pesce. No, slamata. Un po' più piccola della tua. Ah.
Bella slamata! Abbastanza distrutto sto fiume, cioè dovrebbe avere dei bellissimi pesci invece. Questo è il giorno dell'apertura, qua la gente. Dopo la quarantena. Andiamo un po' più a valle? Allora ci vediamo dopo. Da dove cazzo siamo passati? Quello è il nostro sentiero. Però almeno siamo salvi. Un po' di rovi. Che fanno sempre bene quei pezzi. E le mani, qua come cavolo sei passato? Vedo la strada, aia! Ultimo rovo a tradimento. Nuovo spot, ricomincia. Pesce! Finalmente un pescino. Quanta fatica per fare un cavedanello, lanciare degli oni e via. Ciao. Quasi non ci credevo. Primo pescino di questo tratto. Sono in una zona dove c'è anche dell'acqua sulfurea, ovviamente. Vabbè, sto provando a Real D50 Ciprino. E l'unica certezza che ho nella vita. E niente, dai, vediamo se esce qualcos'altro. Pesce, no, slamato. Pescino. Sembra una trotella. Real Deal 50, di nuovo. Mini trotella. Vabbè, almeno qualcosina si riesce a bucare. Aiuto. Pesce, piccolino, ma pesciolino. Cosa sei? Una trota. Piccola e nana. Pesce, no! No! Che sarà bello! Mi sembra che mi abbiano inseguito un paio di bei pesci. Quindi ne monterò qualcosa di più grande. Proviamo con qualcosa di un po' più grosso. Real Deal 67, comunque naturale. Pesce! Bello! Bello, bel cavedano. Allora, slamiamo al volo Real Deal 67 Vairone subito, un paio di lanci dopo. Come ho visto che girava qualche pesce un po' più grossetto, dato che la buca era grossa, ho provato a mettere un'esca un po' più grossa e ha pagato subito. Mentre ci prepariamo, lo lasciamo nel guadino in acqua e poi lo tiriamo su solo per fare una foto al volo. Ora ve lo faccio vedere. Questo direi che è un bel cavedanello. Ora lo misuriamo al volo e lo liberiamo. Stendiamo il metro su una roccia abbastanza piatta e ben bagnata. Prendiamo il pesce, lo appoggiamo sulla roccia. 44 centimetri di cavedano. Ehi, 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 ehi. Ciao. Ciao, ciao. E intanto Patrizio ci guardava da qua sopra. C'era un altro ben più grosso là. Non penso mai mangerà. Oddio, 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 lo vuole. Porca puttana, invece se lo voleva. E invece lo voleva, cazzarola. Non ci credo, nello stesso punto di dove è uscito quell'altro. Ed era pure più grosso. Trotella al volo, così. Microba, ma.
Dai, fatti vedere al volo e ti libero. Verso il nostro ultimo spot. Cioè, in pratica noi abbiamo iniziato tanto a valle, era troppo sporco, siamo andati tanto a monte ed era troppo pulito, no, era perfetto ma con pochi pesci. Ora siamo scesi un po' più a valle tra i due tratti ed è una via di mezzo con i pesci, quindi ora proviamo ancora un pezzettino a valle a vedere se riusciamo ad arrivare prima di dove si sporca l'acqua. Proviamo a fare gli ultimi due pescioni, speriamo bene. Proviamo l'ultimo spot, intanto andate a seguire il canale Natalizio. Vi lascio il link esattamente qua in descrizione e niente, vediamo se riusciamo a tirare fuori un altro pesciotto. Aiuto, che schifo, tutto fango. Bello, bello, vedi, qua è proprio il colore che mi piace, un po' velato, sporchetto. Ah, slamato. Mi ci aveva dato cattivissimo. Oh, pesce. Cave d'anello, come gli è partito di cattiveria. Sempre senza ardiglione. Il deal 67. Averone. Ciao. Ah, sei troppo bassa, pensavo ci fosse pure un'altra buca. Ah, bel pesce slamato. Vaffanculo. Tanto questi ormai li abbiamo spaventati. Pesce. Altro cave d'anello. Guarda questo che cos'è. Ma guarda quanto è piano. C'è un po' un obeso, signorino. Oh, oh, bel pesce dietro. Bel pesce dietro. Cazzo. Pesce, bello. Appena ha toccato l'acqua, non ci posso credere. Sto riprendendo. Bello. Molto grosso. Porca puttana. No, vabbè. Che bestia. Che bestia. Ce ne sono là altri. Non mangeranno mai. Ma io ci provo. Che pesce, ragazzi. Che mattone. Pesce un altro. Oh, vieni qua subito dove sono io. Ho fatto un pescione. Altro cave d'anello. E due. Qualora vi trovate nella situazione in cui il vostro compagno di pesca è lontano da voi, ovviamente serve un guadino. Basta tenere il pesce tutto dentro l'acqua in questo modo e vedete come rimane energico. Ragazzi, questo è un signor cavedano. Era quasi 50. Allora, gli diamo subito una misurata. Qui vediamo il nono. Quarantotto. Ma che belli sono qua. Ho fatto un paio di fotine e poi direi che possiamo liberarlo. Li restituiamo. Che cos'è? Che cos'è? È enorme. Trota o cavedano? No, cavedano. Madonna, ma no, no, è una trota. Bravo, allenta la frizione, è una trota. È una trota. È una trota. Chiudi un pelo la frizione. Chiudilo un pelo.
Sei pronto? È una trota enorme, cioè enorme no, ma è grossa. Fai piano. È strappata, ma spero sia allamata bene. Ha dato sull'esco? Sì, sì, beh, ovvio che gli ha dato. Cazzo, che pesce, padri! Forzala un pochino, non la farò andare nella roccia. Che pesce, padri! Che pesce, dai, sta arrivando! Dai, che sta arrivando! Madonna, che trota! Sì, padri! Sì! Sì, padri! Sì, dammi! Sì, padri! Che cazzo hai preso? Sul Real D 50. Questa è 50 tutti. E prima misuriamo. Vieni, porta qua. Che pesce, padri. Complimenti. 52 centimetri. Riportala là fuori che era bella. È bella più fresca l'acqua. Bravissima, tienila una così. Dammi un po' la testa. No, no, fa, è il guadino. L'ho perso. Vabbè. Ah, due foto al volo gli abbiamo fatto. Peccato. Grazie, dico artificiale. Grande cazzo. Madonna. Ah, bomba, padre. L'ho visto 5 subito. Sì, ragazzi. Mamma mia, che pescione. Niente male questa buca. Foto un po' scarse perché abbiamo avuto poco tempo e ovviamente la trota si è dimenata. Un quarto d'ora di fuoco. Direi che... Oddio, sinceramente ci avevi preso tu quel cavello, non ci credevo più. Ma io nemmeno, infatti ero proprio pronto ad andare via. Poi, vabbè, mo direi facciamo altri due lanci qua e poi direi che possiamo pure concludere questa pescata. Che è andata bene, eh? Credo di dichiarare conclusa questa pescata. Io sono andato a fare l'ultimo paio di buche prima di andare via. Patrizio invece tutto soddisfatto è rimasto là a riposarsi. Super mattinata, fighissimo. Mi sono divertito un botto con la mia Zodias da 12 grammi, Stradic 3000, un trecciato da 15 libbre, finale dello 0,30-0,35. Eppure in posti così, come avete ben potuto vedere, non cambia assolutamente nulla. E niente, pescioni, super soddisfatti. Avevamo iniziato stamattina che sembrava morto il fiume, invece alla fine abbiamo tirato fuori proprio un paio di bei pesci. Io credo che ora torneremo a casa e ci vediamo decisamente alla prossima pescata. Bella? Esattamente quello per cui ero venuto. Ho girato un po' le palle.